Foggia ha finalmente uno chef stellato. La prestigiosa guida Michelin ha infatti assegnato la stella 2023 a Michele Minchillo, titolare di un ristorante gourmet situato in un palazzo storico nel centro di Crema. Minchillo, che si aggiunge al suo concittadino Michele Cobuzzi del ristorante milanese Enrico Bartolini e al peschiciano Domenico Cilenti, stellato di un ristorante di Peschici, vive in Lombardia da qualche anno. Ma è fieramente foggiano e ha studiato sul Gargano e precisamente all'Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Enrico Mattei di Vieste. Tenace e innovativo chef Minchillo vanta un notevole bagaglio di esperienza nonostante la sua giovane età. Dopo la scuola alberghiera, Michele ha infatti deciso di terminare i propri studi all'Alma di Gualtiero Marchesi. A soli 18 anni, nel 2011, dopo il diploma, il giovane chef foggiano ha fatto esperienza sia in Italia, tra la Toscana, la Lombardia e l'Alto Adige, che all'estero, a Londra, Dubai e New York. Tra quelle più importanti vanta l'esperienza alla Palta della chef Isa Mazzocchi, anche lei stellata Michelin, e poi a New York. Queste esperienze hanno portato Michele a studiare da vicino le contaminazioni nordiche in cucina. A 25 anni è il momento di mettersi in proprio ed è così che nell'aprile del 2019 apre un ristorante tutto suo a Crema. La sua passione per la cucina nasce per il bisogno di rendere felici, di soddisfare chi ha il piacere di provare qualcosa creato partendo da zero. E Michele è stato particolarmente apprezzato dalla guida Michelin, che ha citato nell'omonima guida la sua oramai celebre cacio e pepe con tartare di gamberi e lime. Sicuramente è un'emozione molto molto grande ed è frutto di tanti sacrifici, di tante ore spese nello studio e nel lavoro. Questo sicuramente mi hanno aiutato le mie esperienze in Italia e in giro per il mondo e sono contento soprattutto di poter portare la mia terra di origine, ossia Foggia, in quello che oggi è il mio ristorante qui a Crema. In primis dedico questo traguardo, questa vittoria alla mia famiglia che mi ha supportato sempre e ovviamente anche alla Puglia che è stata sempre fonte di ispirazione.